Amici, ben trovate, ben trovati. Indovinate, oggi piove, fa freddissimo, ci sono 8-10 gradi e piove, piove, piove. Quindi ho pensato di registrarvi un video sui profumi per riscaldare cuore e spirito, soprattutto perché nell'ultimo periodo mi sono arrivate tantissime notifiche di commenti sotto il video dei dupe di Lidl che vi lascio qui. Stiamo raggiungendo le 80.000 visualizzazioni, quindi vuol dire che quando parlo di profumi vi interessa particolarmente, me lo scrivete anche nei commenti e ho deciso di aprire anche una rubrica pensando a 50 anni di profumo e presentandovi tre profumi a video a puntata perché comunque meritano un po' di tempo, meritano un po' di spazio. È giusto e doveroso ritagliare per ognuno di queste chicche, di queste perle, un po' di tempo e quindi vorrei proprio focalizzare oggi il video su tre profumi storici. Parto dal più vecchio, 1971, e lui, Aromatics Elixir, è il primo profumo di Clinique, un profumo senza tempo. È veramente offensivo descriverlo come vecchio perché è un profumo che ha cavalcato e percorso 50 anni di storia, rimanendo sempre attuale e moderno. Consigliato per una donna matura, matura, consapevole di se stessa, perché è un profumo che, come vi ho già raccontato, io non amavo particolarmente in gioventù. Ma come amo sempre dire, noi siamo in divenire, in continua evoluzione. Questo è un profumo che maturando ritrovo molto mio. L'ho quasi terminato. È un profumo meraviglioso, un cipriato floreale, vorrei dire opulento, perché comunque è un profumo che lascia la scia anche a distanza di giorni, ritrovate la sua fragranza nei vestiti che avete indossato, nelle vostre sciarpe, nei vostri foulard. È un profumo che si fa riconoscere e si fa amare. Fidatevi di me che all'inizio della mia vita non lo potevo sopportare, lo sentivo indossato da zie e lo pensavo vecchio. Lo associavo a delle persone per me vecchie, anziane, e invece devo dire che è un profumo con un fascino ed una magia particolarissimi. Il profumo parla da solo, è un profumo che è arrivato fino ai giorni nostri e questo perché è un profumo che tocca i sensi. Il suo sillage è veramente eccezionale perché è un miscuglio di essenze, profumi, fragranze che mescolano le varie parti del mondo, non so come dire, si parte da queste profumazioni di medicamenti cinesi per arrivare a degli elisir di bellezza preparati nelle Indie per poi approdare ai giorni nostri in chiave modernissima. Mi sono presa nota delle essenze che compongono l'Aromatic Elixir e ora ve le narro. In testa ha delle note aromatiche come camomilla, bergamotto, coriandolo, salvia, verbena, geranio, aldeidi, palissandro brasiliano. Ha poi delle note di cuore, floreali molto dolci come ylang-ylang, fiori di arancio, rosa di Bulgaria, radice di iris, gelsomino e tuberosa e le note di fondo che sono quelle che caratterizzano il profumo sono vetiver, muschio, ambra, patchouli, muschio di quercia, incenso, legno di sandalo. È un profumo strepitoso. Ha questo preludio esotico e poi evolve in questo elisir di bellezza perché il concetto, quando fu realizzato, fu quello di mescolare tutte queste note, tutte queste fragranze per arrivare ai sensi. Vi dà un notevole benessere, vi fa sentire forti. È veramente un elisir di bellezza perché fonde questa
eleganza austera anche con questa sensualità un po' oscura, penetrante. Io lo amo particolarmente, ha 50 anni, ha più di 50 anni ed è un signor profumo che ha fatto la storia dei profumi e quindi dovevo partire da lui, menzionarvi lui. 1971, diciamo vicino alla mia data di nascita, io sono del 72, ma Aromatic Elixir, diciamo, è quasi coetaneo. E arriviamo al 1999, altro anno importante per me perché in quell'anno mi sono laureata, mi sono sposata, è stato un anno proprio di passaggio, anche di millennio, insomma, un anno che ricordo benissimo e un profumo che uscì quell'anno che io ho amato e ve ne ho parlato anche nel video dedicato ai Dupe Lidl. Quel profumo io l'ho portato fino a quando non sono rimasta incinta di Federico, quindi 21 anni fa era il mio profumo, lo indossavo sempre. È successo che poi, rimanendo incinta, le nausee si sono fatte frequenti, si sono trasformate anche proprio in vomito quotidiano. Quindi per tanti anni, risentendo, riannusando quel profumo, immediatamente mi scatenava la nausea, proprio perché sapete che i profumi sono un veicolo, vi riportano esattamente nel posto, nel luogo dove eravate quando indossavate quel profumo e quindi tutto si è concentrato, si vede nelle nausee di quel periodo e io ho associato J'adore. In questo momento ho il J'adore Parfum d'Eau, di cui poi vi parlerò perché è un profumo meraviglioso. Pensate al J'adore in veste classica, ma la bottiglietta, la boccetta è pressoché simile a quella di un tempo, anche se la collana Masai nell'ultimo periodo è diventata più bella. Inizialmente la boccetta venne realizzata per ricordare una delle prime creazioni di Christian Dior, un'anfora del 1947 stilizzata e il corpo di una donna, proprio perché J'adore è un'ode alle donne. E questo profumo è una fragranza che è entrata nella storia dei profumi perché è tra le più vendute e tra le più amate. Un profumo sofisticato, moderno, molto intenso, da portare sicuramente anche nelle giornate preferibilmente fredde dal mio punto di vista. Non l'ho mai indossato in estate, preferisco altri sillage, altre note, preferisco la freschezza. È comunque un profumo importante anche da cerimonia, da serata particolare, è pieno di fascino, è un profumo molto chic, molto molto femminile e questo è dovuto anche alla sua piramide olfattiva. Sono proprio fusi i fiori dei quattro angoli del pianeta. Ve le leggo le note. In apertura c'è questo mandarino giallo, la rosa damascena e il gelsomino nel cuore, e in fondo abbiamo l'essenza di neroli, cioè l'arancia amara, e la vaniglia. Questo bouquet di fiori prelevati dai quattro angoli del mondo, questi fiori giocosi, l'idea era proprio di creare una fragranza, un'ode alla donna, attorniata da questi fiori gioiosi, luminosi e avvolgenti. Il Lang Lang, che è fiorito e fruttato e proviene dall'Oriente, c'è poi la rosa damascena della Turchia e questo connubio di gelsomino, il gelsomino Sambac dell'India, sia il gelsomino francese, il gelsomino di Grasse, che viene definito gelsomino grandiflorum, forse perché ha i fiori un po' più grandi. Questo connubio, questo sposalizio, crea una fragranza che è elegante, non solo nel pack, è femminile. Vi ricorderete sicuramente le prime pubblicità di J'adore, di questa modella di cui non ricordo il nome, ma vi lascio le immagini, che si immergeva come una Cleopatra, come una regina in questa vasca
con dell'oro fuso liquido e si impregnava, si colorava, si dipingeva il corpo, la mente, lo spirito con tutte le essenze che sicuramente in quella vasca erano presenti ed erano le essenze di questi fiori che davano vita a questo connubio, a questo silage meraviglioso di J'adore. Venne poi incaricata in un secondo momento la meravigliosa Charlize Theron per diventare la testimonial del J'adore, di tutta la linea che poi negli anni si è implementata, e vi parlerò presto di quest'altra meraviglia scoperta grazie alle amiche Nadia Beauty & Co. e Rita Forer, che l'avevano per prima annusata lo scorso anno quando è uscito, quindi 2022 entrerà sicuramente negli annali, nella storia dei profumi, perché anche questo è un profumo davvero unico nel suo genere, privo di alcol, una meraviglia di casa Dior. Sicuramente lui è uno spartiacque del prima, del dopo. In questo momento è il durante, quindi ce lo assaporiamo come una splendida, meravigliosa novità. Arriviamo ai giorni nostri, quasi 2019, in casa Yves Saint Laurent esce Libre, orientale fougère da donna. Vi avevo già parlato del fougère, vi avevo già parlato di Libre. Il fougère è tipicamente un profumo maschile, inventato proprio da Fougère, il profumiere di Luigi XVI, poi incaricato da Napoleone di creare quest'acqua di Colonia che lui addirittura spruzzava sul suo cavallo. Comunque è caratterizzata questa colonia da lavanda e da altre note aromatiche agrumate, anche per dare quella sensazione di freschezza, essendo un simil dopo barba odierno. Il Libre è uno spartiacque, è sicuramente un profumo particolare perché secondo me è un unisex, proprio per questa presenza, per questa dualità di femminile e maschile che si fondono insieme. Una donna trasgressiva, ribelle, che vuole vivere la propria libertà lontana da schemi e regole, ma la boccetta è invece molto rigida, molto schematica, il tappo in lacca nero completamente sagomato, squadrato, con questo taglio geometrico, sembra quasi un tailleur maschile, il taglio che prende la boccetta, questa bellissima Cassandra che avvolge la boccetta di profumo come se fosse un gioiello, questo oro che avvolge il vetro trasparente, è meraviglioso, è un inno alla lavanda, presente sia nelle note di testa che nelle note di cuore, dove io trovo moltissimo la presenza dello spirito francese, perché lavanda e fiori di arancio presi, prelevati, raccolti nella magnifica Provenza, essenza assoluta di fiori d'arancio, quindi questo binomio di lavanda quasi austera, quasi maschile, quasi arrogante, perché se avete presenti i campi di lavanda della Provenza, dove questi cespugli crescono e sfidano il vento, il Mistral, il maestrale che percorre a grandi velocità le distese della Provenza, arriva poi fino in Sardegna e giù, la lavanda è un arbusto forte che resiste alle intemperie, che si sposa, si fonde con l'essenza dei fiori di arancio, gentili, luminosi, solari, e creano questo profumo adatto per ogni occasione, per l'ufficio. Non è un profumo prepotente, è un fougère, quindi ricorda moltissimo le acque di Colonia maschili, ma ha quella caratteristica, quella particolarità che lo rende comunque molto femminile, molto affascinante. Un profumo unisex, innovativo, sicuramente affascinante, adatto per tutti
tutti i momenti della giornata, a partire dal mattino, per l'ufficio, per una riunione importante, per degli incontri particolari, per un aperitivo, per una serata, per una cena e un dopocena. È un profumo che non stanca, è un profumo piacevole, è comunque un profumo delicato, trasmette la sua trasgressività anche con queste note aspre, forti della lavanda, che sono però smorzate, addolcite dai fiori di arancio. Un profumo che ha detto la sua nella storia della profumeria. Amiche e amici, spero che questo video possa esservi piaciuto. Fatemi sapere, so che siete in tante amanti delle fragranze, delle essenze. A me piace anche andare a ripercorrere la storia di profumi particolari che hanno caratterizzato la mia vita e come sfogliare un album di ricordi. Mi piace andare a rivedere le immagini di quelle boccette perché, ahimè, cosa che ho fatto e mi maledico durante i vari traslochi. Ho fatto un po' di pulizia, di solito i traslochi servono a quello, a fare pulizia, e ho buttato via, per dire, già le prime boccette di J'adore, che tra l'altro avevano proprio l'incisione sul tappo. Se vi ricordate, se le avete acquistate all'epoca, avevano proprio J'adore inciso sul tappo. Se trovo qualche immagine, ve la lascio. È bello anche conservarle perché si vede proprio l'evolversi dei tempi, e la cosa particolare è che comunque il profumo, per come l'abbiamo indossato e percepito, rimane vivo e fermo nella nostra memoria e anzi ci riporta esattamente in quel luogo, in quel momento, e con tutte le emozioni che abbiamo vissuto. E J'adore, per quello che vi dicevo, è veramente un viaggio, è il mio Stargate. Io vi saluto, vi ringrazio, spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!